Pace e bene a tutti. Oggi 18 agosto ricordiamo Sant'Elena. Ascoltiamo. Nata da famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell'impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di Augusta. Ad Elena si attribuisce un ruolo fondamentale nella vita di Costantino. È stata lei a contribuire alla conversione, poco prima di morire, del figlio, preludio di un'epoca nuova per il cristianesimo. Elena testimoniò un grande fervore religioso, compiendo opere di bene, costruendo le celebri basiliche sui luoghi santi. Ritrovò la tomba di Cristo, scavata nella roccia, e poco dopo la croce del Signore e quella dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuta nel 326, sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte seguì la costruzione di molte basiliche. Morì probabilmente intorno al 330. Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, proprio lei con la sua fede convince il figlio ad emanare un editto grazie al quale i cristiani non saranno più perseguitati e uccisi per la loro fede all'interno dell'impero romano. A lei dobbiamo anche il ritrovamento della santa reliquia della croce, proprio trovata in Terra Santa durante un pellegrinaggio che lei fece quando, pensate un po', aveva 78 anni, la forza non solo spirituale ma anche fisica. E a lei dobbiamo anche la preservazione di tanti luoghi che oggi possiamo visitare in Terra Santa, anche con la costruzione di grandi basiliche. Una donna veramente forte e grande nella fede, e alla quale protezione noi tutti ci affidiamo quest'oggi, cercando veramente di lasciare sempre più spazio alle persone che intuiamo sono infaticabilmente messe al servizio di nostro Signore. Sant'Elena, prega per noi.